Ciao a tutti, sono Annalinda e sono tornata con un nuovo video. Si vede o non si vede che sto soffrendo il jet lag? Sì che si vede, proprio da qui, da queste occhiaie sulle quali c'è scritto sto dormendo solo 2 ore a notte. Dove sono stata? In realtà ve l'avevo già detto in un video annunciazione, sono stata finalmente a New York. Questa differenza di 6 ore la devo ancora metabolizzare. Fortunatamente sono rientrata a casa durante il weekend, quindi mi sono presa il sabato e la domenica come giornate di recupero. Non mi sono bastate, non riesco a dormire prima delle 4 della mattina. Alle 7 suona la sveglia, 4, 5, 6, 7, 3 ore dai. Quindi vedrete una Linda un pochino provata quest'oggi, però cercherò un po' di caricarmi perché altrimenti mi verrà sonno e non è questo il caso, voglio dire, perché adesso parleremo di cose abbastanza importanti. Sono appena tornata da New York, quindi voglio parlarvi di cosa comporta un viaggio in America e come prepararsi al meglio, perché ci vuole un minimo di preparazione, anche se potrebbe sembrare strano da dire. Premetto che il viaggio a New York è stato organizzato insieme al buon Matteo, senza l'aiuto di nessun tipo di agenzia o tour operator. Abbiamo fatto tutto autonomamente, ci siamo informati da soli, quindi non è una cosa impossibile da realizzare, ma credo che questa cosa che vi sto dicendo sia abbastanza scontata. Però chiaramente un minimo di preparazione ci vuole, perché non vorremmo fare tutte quelle ore di volo per poi arrivare lì e di sentirci dire voi non siete ammessi negli States. Lungi da me a vivere un'esperienza simile. Quindi qual è la preparazione che bisogna fare prima di un viaggio in America? Ovviamente è scontato da dire, vi servirà un passaporto. Non vi sto dicendo niente di nuovo. Di conseguenza, se ancora non avete un passaporto, avete in mente di fare un viaggio in un altro continente, provvedete all'incirca un mese prima. Generalmente i tempi variano tra una settimana e un mese, però meglio agire sempre d'anticipo. E fin qui credo ci siamo già tutti. Un altro documento importantissimo che ci serve per essere ammessi, ma questo è un college negli Stati Uniti, è l'ESTA. L'ESTA è un documento che certifica che siamo idonei ad accedere negli USA. Compilarlo è abbastanza facile e anche abbastanza veloce. Vi lascio il link del modulo ufficiale qui sotto in descrizione, perché ci sono un sacco di moduli se andate a cercare su internet, però in vari siti vi chiedono delle commissioni in più. In realtà il costo è abbastanza irrisorio, ossia $21. Vi verrà chiesto di compilare un modulo all'interno del quale vi chiedono se avete delle malattie, se avete dei precedenti penali, chi sono i vostri genitori, il vostro numero di emergenza, eccetera eccetera, e anche quanto tempo avete in mente di restare negli States, perché per una breve vacanza sarà sufficiente l'ESTA. Se pensate di restare negli Stati Uniti per più di 90 giorni vi serve invece il visto, che è un altro tipo di documento che ovviamente nel mio caso non ho fatto perché ci sono stata solo per una settimana, ma quello è un discorso a parte. Per chi si reca negli Stati Uniti per dei viaggi particolari o comunque più lunghi, per chi ci va appunto per lavoro. Insomma, dopo tutta questa sfilza di domande che vi viene posta per completare il modulo dell'ESTA, passeranno circa 48 ore. Io ho ricevuto la conferma che ero stata approved esattamente dopo 2 ore, però insomma l'emissione del documento è abbastanza rapida e vale per 2 anni. Altra cosa che può risultare scontata, però è sempre meglio specificare, è consigliabile fare un'assicurazione prima di recarsi negli Stati Uniti, perché lo sapete, le spese mediche costano veramente tantissimo. Per il nostro viaggio a New York abbiamo scelto di fare l'assicurazione di Eimondo. Su questo sito potrete trovare 3 diversi tipi di assicurazione: viaggio tranquillità, viaggio top e viaggio premium. Il pacchetto base viaggio tranquillità, della durata di una settimana per una persona, ha il costo di €29,88 e sono incluse quindi spese mediche per un valore di 2.500.000 euro, trasporto sanitario e rimpatrio, assistenza legale e responsabilità civile. Per i pacchetti viaggio top e viaggio premium ovviamente si aggiungono altre cose, ad esempio c'è il rimborso di ritardi e perdita di servizi, c'è anche la tutela del bagaglio qualora venisse smarrito e anche un risarcimento per infortunio. Per quanto ci riguarda abbiamo scelto il pacchetto intermedio, ossia viaggio top, all'interno del quale era appunto incluso un risarcimento in caso di smarrimento di bagaglio
e le coperture delle spese mediche erano maggiori rispetto al pacchetto base. Fortunatamente non ci è servito, siamo tornati sani e salvi, non abbiamo perso niente, però ovviamente è una precauzione che conviene prendere prima di partire per l'America o per qualunque altro stato nel mondo. Abbiamo scelto l'assicurazione viaggio di Emond perché abbiamo letto un sacco di recensioni positive, ci sembrava abbastanza innovativa e conforme alle nostre esigenze. Oltretutto ricopriva i tre principali motivi per cui fare appunto un'assicurazione viaggio, ossia risarcimento bagaglio, copertura sanitaria e annullamento del viaggio. Sia mai. Quest'ultima, diciamo, motivazione più temuta proprio causa Covid, ok? Adesso non lo stiamo sentendo più di tanto questo Covid, però negli ultimi 2 anni quanti viaggi sono stati annullati? Proprio in funzione di ciò è meglio prevenire, anche perché fare un viaggio in America non è una spesa irrisoria, diciamocelo. Avere un preventivo di questo tipo di assicurazione su Emond è semplicissimo, vi basterà appunto andare nel sito, vi lascio anche qui sotto il link, e selezionare la tipologia di copertura che vorreste ricevere, ossia per viaggio singolo, viaggio annuale, per chi viaggia quindi molto spesso conviene quindi fare una copertura annuale, oppure c'è la sezione solo ed esclusivamente per il rimborso in caso di annullamento. Eventualmente, facciamo il mio tipo di esempio, ho selezionato viaggio singolo inserendo le date appunto in cui sarei stata negli Stati Uniti e lì mi sono usciti i pacchetti che vi ho nominato prima. L'ho trovato un sito abbastanza intuitivo e soprattutto una cosa da non sottovalutare, l'assistenza è in italiano. E per quanto riguarda l'assicurazione viaggio, questo è tutto, ci siamo coperti anche in questo senso. Cos'altro ci servirebbe per andare negli States? Ovviamente una SIM, o acquistiamo una SIM americana oppure potremmo attivare anche un eSIM. Ho fatto un'approfondita ricerca a tal proposito, ho valutato tante eSIM diverse, solo che in molte ho notato dei limiti, perché dato che eravamo in due a viaggiare avevamo anche considerato l'opzione di acquistare solo una SIM o eSIM e utilizzarla anche come router per il secondo viaggiatore. Però ho notato che tantissime SIM non hanno la possibilità di fare hotspot ad altri smartphone. Dopo appunto varie ricerche abbiamo scelto di acquistare direttamente da Amazon una SIM T-Mobile, vi lascio anche di questa il link in descrizione. Abbiamo scelto la SIM valida per 10 giorni, all'interno della quale c'erano ben 50 giga da utilizzare ed era possibile fare da hotspot. Devo dire anche che l'hotspot poteva essere utilizzato solo per 5 giga, quindi era un consumo dati limitato. Però la nostra esperienza è stata più che positiva. T-Mobile prende abbastanza bene a New York. Oltretutto abbiamo notato che c'erano un sacco di negozi T-Mobile ovunque, la Fifth Avenue era piena di store T-Mobile. Oltre al fatto che lui mi faceva da router e prendeva abbastanza bene sia a me che a lui, c'è anche da dire che ovunque a New York c'è il wifi. In alcune zone, anche in mezzo alla strada, senza il bisogno di entrare in un negozio, in un locale eccetera, c'è il free wifi. T-Mobile è stata promossa e i 5 giga destinati all'hotspot non sono stati neanche sfruttati tutti, perché ovviamente io appena ne avevo l'occasione mi collegavo alla rete wifi pubblica. E anche la SIM ce la siamo accaparrata. Ultimo, diciamo, documento, ma non per importanza, ve lo dico alla fine del video, proprio perché è un'informazione forse un po' volatile. Quando abbiamo prenotato per il nostro viaggio a New York, ci eravamo informati sulla questione vaccini e non avevamo letto niente in merito al fatto che servissero dei vaccini per poter accedere agli Stati Uniti. Successivamente, essendoci incontrati con dei ragazzi che erano tornati da New York pochi giorni prima che noi partissimo, c'era stato detto che pochi giorni dopo la nostra prenotazione era venuta fuori una novità. Era richiesta l'attestazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid. Per quanto ci riguardava eravamo coperti, solo che siamo dovuti andare sul sito Puglia Salute, nel nostro caso, per scaricare l'attestazione appunto dell'avvenuta vaccinazione. Se risulta difficoltoso raggiungere il sito per scaricare la vostra attestazione, potrete comunque andare in farmacia e in pochissimi minuti vi verrà consegnato tutto. Ovviamente richiedete l'attestazione di vaccinazione sia in italiano che in inglese. Siamo stati fermati per il controllo di questo documento a Milano, quindi ce l'hanno verificato in Italia. L'ESTA generalmente viene controllato una volta arrivati negli Stati Uniti. A noi non c'è stato
stato chiesto, perché in realtà basta guardare il passaporto e lì c'è tutto registrato se l'estero l'abbiamo fatto o meno. Detto ciò, questo è tutto quello che serve per poter andare in America. Spero che le mie informazioni vi siano state utili, alcune lo so erano scontate, però ho voluto fare un video completo per elencarvi tutto ciò che serviva. Quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione in su e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e soprattutto il racconto del viaggio a New York. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tutti i vari pacchetti che vi ho nominato, i vari...